Lauro De Bossis. Lauro De Bossis era un poeta, un antifascista, che ha coltivato un sogno. Quello di volare sopra Roma per fare un gesto coraggioso, eroico di antifascismo militante. Piombare dal cielo su Roma. Un cielo mai violato. Bombardarlo pacificamente con migliaia, furono 400.000 poi realmente volantini. Che invitavano la popolazione a ribellarsi al fascismo. Il pilota Lauro De Bosis punta con decisione su Palazzo Venezia, sede del Duce. Lascia cadere migliaia e migliaia di foglietti con le frasi contro il fascismo, contro il Duce. Persona si è affacciato al balcone, la rabbia gli è montata. Storico, però mi sono servito i documenti, però c'è una certa tradizione orale, diciamo, non documentata, che però parla della rabbia di Mussolini, che era a Palazzo Venezia quando ha visto questa insolita nevicata di volantini, ed è rimasta agli atti anche la telefonata a Palazzo Venezia dalla sede del governo fascista, fece a Ciampino cercando Balbo, cercando i Caccia, per dire guardate qui a Roma sta succedendo qualcosa, ma era un sabato sera, Laura aveva scelto apposta questo orario tra il brusco e il lusco, cioè al tramonto, perché poi gli aerei non volavano di notte, non c'era il volo strumentale, c'era il volo a vista. Mussolini in persona, in riunione con i suoi gerarchi a Palazzo Venezia, ha notato quell'insolita nevicata di carta dalle finestre del suo studio. Si è affacciato al balcone ed è riuscito ad agguantare uno dei volantini antifascisti. Lo ha letto e riletto. E la rabbia gli è montata. È corso alla scrivania, Paonazzo ha alzato il telefono, si è fatto cercare Balbo, ma nulla, nessuna risposta. Allora, in preda a una crisi isterica, si è fatto chiamare il comandante della milizia, ma a quell'ora di sabato sera il centralino non ha trovato nessuno. Imbufalito, Mussolini ha provato a farsi passare direttamente l'aeroporto di Ciampino. Ha urlato all'ufficiale di guardia. Far decollare i caccia. Dopo mezz'ora e più dal lancio dei volantini antifascisti, finalmente quattro Fiat CR20 si sono alzati in volo. Troppo tardi. Piccolo aereo, nessuna traccia. Volare sulla capitale, appunto, aveva un significato simbolico enorme. Roma, 3 ottobre 1931. Con il suo piccolo aeroplano, Lauro De Bosis, letterato, poeta, traduttore, neppure trentenne, con poca esperienza di volo,
arrivò sulla capitale intorno alle ore 20. Era partito da Marsiglia alle 15. Così beffò l'aeronautica fascista, beffò anche la retorica modernista, la retorica aerofuturista del regime. Proprio sulla testa di Mussolini, proprio mentre il fascismo, lasciatosi alle spalle il delitto Matteotti, avviava la fase del consenso. Forse c'è uno smacco ancora più forte, di cui spesso non si parla parlando di Lauro, che è quello dei servizi segreti. Perché i servizi segreti fascisti avevano una rete molto efficiente in tutta Europa, specialmente a Parigi, erano, anche gli antifascisti erano storici, socialisti, con Giustizia e Libertà, e come si erano infiltrati da agenti che facevano il doppio gioco e che erano riusciti a fare delle operazioni, diciamo, i servizi segreti italiani fascisti, operazioni anche molto, molto efficaci. E quindi c'è anche la beffa a questi servizi che lo inseguivano per tutta Europa. Parigi, Londra, Monaco, New York, la Svizzera, nel romanzo c'è anche l'esilio degli antifascisti come Salvemini, Fratelli Rosselli, Saragat, Sturzo e le trappole dei doppiogiochisti o dei sicari fascisti. Fa un primo tentativo prendendo un aereo inglese, poi un'avventura, non voglio raccontare tutto, ma insomma un primo atterraggio in Corsica dove era sceso per fare rifornimento che finisce male, quindi era bruciata l'Inghilterra, quindi il secondo tentativo, quello che riesce, lo fa comprando un aereo in Germania. Lui parlava molte lingue, era una specie di primula rossa, si presentava ogni volta con un nome diverso, faceva finta di essere un industriale inglese che doveva fare un volantinaggio su Barcellona, cioè un personaggio veramente romantico, forse anche un po' fuori tempo rispetto agli anni 30, no? Un personaggio un po', appunto, fa venire in mente la primula rossa, no? Questi personaggi che era anche all'inizio, quando stava a Roma, aveva questa società segreta antifascista, ma formalmente faceva adesione di fascismo, cioè finché non lo scoprono faceva un po' questa figura così. Personaggio simpatico, romantico, divertente, dotato di una grande ironia, una grande cultura, ma volando su Roma, quando aveva 30 anni circa, riesce a compiere questa impresa, ma tentativo di tornare di notte, di atterrare in Corsica o ritornare in Francia dove era partito era praticamente impossibile, quindi il suo aereo si è probabilmente sfracellato, caduto in mare, non è mai stato più ritrovato. Questo volo era fondamentalmente una missione, la stessa missione di Lauro, praticamente suicida, cioè le possibilità di salvarsi erano veramente poche. Martire, in greco, la traduzione di martire è testimone, no? È un testimone della libertà, è un uomo, un giovane che ha sacrificato la sua vita, una vita tra l'altro affascinante perché era un poeta, aveva un grande amore con un'attrice americana, un uomo, un dandy era. A un certo punto decide di fare questo grande gesto dimostrativo, probabilmente anche inutile da un punto di vista poi produttivo. Non è che il gesto di Lauro ha prodotto immediatamente la rivolta di Roma contro Mussolini, cioè è rimasto qualcosa che forse come un seme lento ha generato poi degli alberi molti anni dopo. Idea di libertà e anche di liberazione, lui si ricollegava in qualche modo ai giovani del Risorgimento, diceva così come ci sono stati 10 giovani, 20 giovani che durante il Risorgimento sono morti per insegnare agli italiani la via della liberazione nazionale, del, appunto, del Risorgimento, così oggi servono alcuni giovani che devono morire per poi portare il popolo alla libertà. Sa dove è Piazza De Bosis? No, non sono della zona. Piazza De Bosis, qua sta. Oh. Sa dove è Piazza De Bosis? Sì, è qui. E sa chi era De Bosis? No, non esattamente. Faceva parte dell'antica Roma, probabilmente. Sa chi era De Bosis?
No, tipo un corridore. Ah, Dio! No, non lo so. Deduco sia un militare perché sono tutti marescialli, ma non ne sono... Guardi, devo scappare proprio, mi dispiace. De Bozis nel 1931 lanciò 400.000 volantini antifascisti su Roma. Ah. L'aveva mai sentito? No, mai sentito. È strano che questa piazza sia dedicata a un martire dell'antifascismo? Forse è strano perché c'era l'obelisco di Mussolini qua, eretto da Mussolini. Forse una scelta. Ah, ecco. Non so se è stato volutamente fatto all'epoca, chi scelse i nomi. Non so, può essere. Penso che la memoria storica del paese debba sempre contenere vicende felici, vicende meno felici e tracce del conflitto affinché la memoria non venga dispersa dalle nuove generazioni. In questo senso è imbarazzante non ricordare questo fatto storico. Poi possiamo anche abbozzare l'idea, perché lui poi non è stato ricordato, no, nel dopoguerra. Lo dico in due parole. Intanto lui è morto nel 31, pieno momento di consenso al fascismo. Gli anni 30, no? Sono gli anni del consenso. L'atteggiamento che consiste nell'ammirare il fascismo pur deplorando gli eccessi non ha senso. Quando si rompe l'incantesimo, l'opinione pubblica, capisci, si rompe con la guerra. E poi c'è la resistenza, ci sono le grandi stragi naziste in questo paese, in alcune zone la cosiddetta guerra civile. Quindi nell'immediato dopoguerra si piangono i martiri più vicini, i martiri delle fosse ardeatine, i giovani partigiani impiccati, quindi riferimento a 10 anni prima era... Secondo aspetto è che nel dopoguerra lo studio della storia politica di quegli anni si è un po' organizzata per scuole. L'Istituto Sturzo ha studiato Sturzo, Donati, Ferrari, l'Istituto Gramsci ha studiato i comunisti, l'Istituto Nenni ha studiato l'antifascismo di Pertini, di Nenni, di Saraga, cioè, e così via. Quindi si è un po' organizzata per scuole politiche. E Lauro non aveva un'appartenenza, non aveva un partito che se ne... Quindi in qualche modo non è stato ricordato. Però sicuramente io credo che lui meriti un posto, sia per l'azione che ha fatto, eroica. Né legge né dovere mi imposero di combattere, né politici né folle plaudenti. Un impulso solitario di passione mi ha guidato. Conclusasi con la morte, lui scrisse queste paginette a mano che si chiama Storia della mia morte, poi fu pubblicata prima da un giornale belga e poi a cura di Ruud Dreper fu editata, che consiglierei a tutti, si trova su internet facilmente il suo testamento spirituale. Gli anni a venire sembravano fiato sprecato, gli anni dietro di me. E anche per questa sua lungimiranza, questa sua capacità di comprendere i fenomeni in atto. Il fascismo non può esistere che grazie ai suoi eccessi. I suoi cosiddetti eccessi sono la sua logica. Lauro De Bozis dice ai moderati: non vi illudete, cioè non ci sarà la seconda fase costituzionale del fascismo, perché il fondamento del fascismo è la violenza, la sopraffazione e la guerra. Una grande storia d'amore. Icaro racconta la verità di due destini intrecciati, di due cuori indissolubili. La storia della donna che amava riamata Lauro De Bozis. Lei, libera, affascinante, appassionata, forte, indipendente, mai convenzionale. Rievochiamo il suo amore e il suo dolore. Amore e morte li legarono per sempre. Lei aveva capito che lui sarebbe andato a morire. Si disperò, ma non lo fermò. Ecco la storia di Ruth Draper. Viene a Roma un'attrice di teatro molto famosa all'epoca, considerata la più grande attrice di teatro americana. Si chiamava Ruth Draper. Era una donna particolare, anche forse difficile.
Lei faceva un tipo di teatro tutto suo, lei non aveva tentato di far parte di compagnie, ma non si trovava. Lei metteva in scena dei monologhi scritti da lei, interpretati unicamente da lei, e faceva 3-4 voci, 3-4 personaggi in questi monologhi, di cui faceva la regia. Quindi una donna di un'indipendenza totale. Quando viene a Roma e conosce poi Lauro, aveva 44 anni, Lauro 27, quindi 17 anni di differenza, e teniamo presente che una 44enne del 1930 non è la 44enne di oggi, cioè non possiamo fare, cioè, invece da questi due personaggi lontani di cultura americana e soprattutto di età, scoppia questo amore incredibile. Pensate che questa donna si era talmente dedicata al teatro, io la chiamo in qualche modo la festa, che non aveva avuto nessuna relazione sentimentale prima di Lauro. E quindi scopre l'amore con questo giovane, molto giovane, fascinoso, ma 17 anni di meno. E nei 3 anni prima della morte di Lauro, in cui sono stati insieme, questo amore è stato grandissimo. Ricca, che era una donna di successo, tra l'altro imparentata con Harry James, che aveva calcato i teatri di tutto il mondo, prima di venire in Italia era stata a Dublino, invitata personalmente alla Befita da Yeats, insomma tutto il mondo teatro, parlava dei suoi spettacoli. E quando Lauro muore, lei continua a fare teatro fino alla morte, nel 56 se non sbaglio, ma non ha più voluto avere relazioni, quindi Lauro è stato l'unico, il primo e l'unico e l'ultimo grande amore. Ha dunque il primo grande, unico e ultimo amore della sua vita. Di Ruth Draper in quell'epoca rimane qualche foto e molti testi teatrali. Lei, attrice, infatti, aveva detto no al cinema, aveva detto no a Hollywood, ma a Roma è possibile cercare qualche traccia. Qualche testimonianza di quel grande amore. Icaro, il volo su Roma, tanti i luoghi del romanzo storico, luoghi veri, luoghi reali da ripercorrere, da riscoprire. All'Hotel de la Ville alloggiava Ruth Draper a Roma, a pochi passi da Trinità dei Monti, a pochi passi dalla scalinata di Piazza di Spagna, poco più giù, a neppure 2 minuti di strada, abitava Lauro De Bosis. Il palazzo di famiglia era infatti in via Due Macelli. Completamente ristrutturato dopo la guerra, la disposizione interna del palazzo ha inglobato dietro alle facciate edifici diversi, anche se confinanti. Per raggiungere la sua amata, dunque, Lauro De Bosis percorreva questi stessi luoghi. Miracolosamente, di quegli incontri d'amore c'è rimasta una testimonianza. Un monologo di Ruth Draper, l'unico forse in italiano, allude a un appuntamento fra innamorati. Ed ecco allora l'incontro d'amore recitato dalla stessa Ruth Draper in una rarissima e antica registrazione audio. Sì, allora dove ci incontriamo? Dove? Oh no, no, non mi piace, perché è troppo lontano. Ma sì, 10 minuti da casa mia, così perdiamo tempo. Allora, aspetta, pensiamo un po', troviamo un posto più vicino. Ah, c'è un'idea, il cortile del palazzo. Ma sì, tu lo sai, amore mio, nell'angolo del cortile, sì. Allora dopo possiamo andare sulla collina, nel giardino della villa, nel boschetto, come la prima volta. Ti ricordi? Sì. Come? Ah, non voglio dirlo, perché già l'ho detto. Ma sì, tu lo sai bene. Ma sì. Un incontro furtivo fra amanti, dunque, recitato da quella stessa attrice che nella vita visse realmente il suo unico grande amore, con quel poeta italiano, tanto più giovane di lei, che si sacrificherà
per la libertà della sua patria. Incredibile ascoltare la voce, incredibile salire sulla macchina del tempo che ci riporta indietro di quasi un secolo, ai momenti felici prima della tragedia. L'aereo attraversa Via del Corso, arriva sopra Piazza di Spagna. Lauro De Bosis riconosce il tetto di casa. Il nuovo mondo che sorge senza ceppi e senza vincoli di muraglie e di frontiere. Uno ed uguale per gli uguali, libero per i liberi, che accerchia le diverse genti sfatte dall'odio in una sola azzurra patria luminosa e immensa, il cielo, o Fedra, il cielo, ecco il mio regno. Fine degli anni 20, quando Lauro fugge dall'Italia perché ha scoperta la sua associazione segreta e si rifugia in casa di Ruth, sono gli anni in cui c'è il passaggio fondamentale dal cinema muto al cinema sonoro. Io racconto anche questo, è una New York scintillante, c'è Gershwin che debutta con l'americano a Parigi in quegli anni, c'è Mickey Mouse, per tornare animati, c'è la Coca-Cola, cioè è un mondo così. Società, appunto quella degli anni ruggenti, degli anni 30, di quello che può raccontare Fitzgerald. E in qualche modo lo paragono a una Roma che invece è la Roma fascista, la Roma degli esercizi ginnici, delle parate militari, un po' cupa, un po' poliziesca, con questo apparato poliziesco. E c'è anche una terza città protagonista, anche se Lauro girerà in Svizzera, andrà a Monaco a prendere l'aereo, che è Parigi, ovviamente. Lauro, una volta che è stato scoperto e che i suoi amici di questa associazione segreta che si chiamava l'Alleanza Nazionale vengono arrestati in Italia e condannati a 15 anni di carcere duro, tra l'altro anche la mamma di Lauro viene arrestata e poi rilasciata, una storia un po' lunga, perché Lauro cosa faceva questa società segreta che si chiamava Alleanza Nazionale per la Libertà? In maniera anche un po' ingenua circostilava dei volantini. Appunto, poi anche il gesto di Lauro è collegato all'attività di questa società. Erano in tre i volantini antifascisti e li infilavano in delle buste affrancate e li spedivano a dei personaggi in tutta Roma, in tutta Italia, piano piano, che ricevevano questi volantini anonimi e a cui veniva chiesto se condividevano le idee di fare una catena di Sant'Antonio, quella che si chiama oggi, cioè di spedire a loro volta 10 cose. Quando viene scoperto, lui è in America con Ruth. Quindi è obbligato a dichiarare il suo antifascismo, si trasferisce a Parigi,
attento a un contatto con Giustizia e Libertà, con i socialisti, ma gli antifascisti italiani a Parigi diffidano di lui perché non è conosciuto, perché comunque prima faceva finta di essere fascista, non lo riconoscono come lo, e poi anche perché secondo loro, sbagliando, ma questo possiamo approfondire, aveva idee monarchiche che in realtà non era così, insomma, fondamentalmente. E quindi lui si impiega, lui che era un signorino, un dandy, si impiega in un piccolo albergo come portiere di notte a Parigi, un albergo che sono anche andato a vedere, mi è capitato di andare a vedere, che esiste ancora. E mentre appunto la sera lavora e prende 2 lire, la mattina con la bicicletta va in un piccolo campo di aviazione un po' fuori Parigi e prende le lezioni di volo. Ne prenderà 10, forse anche un po' meno, proprio il primo brevetto, il più facile, e avendo preso questo brevetto poi riesce ad acquistare questo aereo. Parigi, ovviamente, questo mondo di avanguardie, Cocteau. Ci sono le riviste di Josephine Baker, questa donna che racconta un po'. Io immagino che incontri Laura e Ruth, non è detto, queste sono, diciamo, le licenze del romanzo storico, però ho notato che Ruth Drepe si esibiva al Teatro Dunod e il teatro di rivista di Josephine Baker era a 200 metri. Facile che questi mondi intellettuali di teatro si siano incontrati. A Parigi, in quegli anni in cui c'è Lauro, c'è anche Pirandello, che si infligge un autoesilio letterario perché aveva fatto gesti a favore del Duce, sperava di avere finanziamenti per la sua compagnia teatrale, non li ha perché il Duce preferisce dare tutto a D'Annunzio, quindi rimane deluso e va a Parigi sperando di trovare fortuna attraverso un film o dei film, cosa che peraltro non gli riesce, ma vive questa lontananza con Marta Abaco in modo così struggente e così via. Ed è anche lì, poi lavorando sulle mappe, sono accorto che il luogo dove era Pirandello era a 400 metri dall'albergo dove lavorava Laura. Peraltro, questo è sicuro perché c'è una lettera di Pirandello a Marta Abba, Pirandello va a vedere Ruth Draper a Parigi e gli scrive: perché non vieni anche tu qui a Parigi e fai monologhi che costano poco, perché una persona sola non c'è scena, c'è solo una poltrona, una sedia, un ombrellino, uno scialle, questi sono gli attrezzi di scena di Ruth Draper, e però le sale sono sempre piene, quindi potresti guadagnare tanti soldi. Il monologo di Cocteau scritto in quegli anni, chissà, io questo non lo so, perché se Cocteau si possa essere ispirato a Ruth Draper, che ha interpretato Anna Magnani in teatro nel dopoguerra, c'è una donna al telefono da sola che parla con il suo uomo che le sta dicendo che sta per lasciarla. La famosa telefonata, la voce di Cocteau è un monologo, chissà. Magari non è ispirato a Ruth Draper, era però quel tipo di genere teatro che faceva. E anche Ruth, a suo modo, che almeno nel romanzo non è una donna inizialmente interessata alla politica, ma che si appassiona alla vicenda libertà, tirannia, fascismo, antifascismo attraverso Lauro, e che devo dire avrà un impegno poi sempre molto generoso nell'aiutare gli amici di Lauro, Salvemini e tanti altri antifascisti sono stati supportati dopo la morte di Lauro da Ruth. È anche il prototipo, come dire, della donna emancipata, donna che non ha bisogno di nulla, che non deve chiedere nulla a nessuno, che ha fatto l'attrice nonostante i genitori non volessero. Papà era un grosso medico di Manhattan, era così dire il medico dei VIP, diremmo oggi,
ed è proprio il controcanto alla donna che voleva il fascismo, l'angelo del focolare, chiusa in casa, che non doveva partecipare all'attività e fare tanti figli per creare soldati che dovessero combattere per la patria. Ecco, Ruth è proprio un modello di emancipazione totale, e forse anche questo suo fatto di essere nubile per tanti anni, in quegli anni significava una forma di emancipazione forte, cioè non dipendere da una famiglia, da un marito per il sostentamento. Ma sì, è una Parigi meravigliosa in quel periodo, come New York per la parte tecnica, il cinema, il jazz che nasce ad Harlem, eccetera. Anche Parigi è una città comunque piena di fermenti, scintillante. A parte la città libera è sempre stata, cioè, la maggior parte degli antifascisti italiani hanno trovato aiuto a Parigi, un aiuto solidale da parte anche della popolazione. In un angolo appartato, quasi dimenticato, del Gianicolo, il busto di Lauro De Bosis, il martire della libertà. Tutte le persone, comunque, al di là delle proprie militanze, delle proprie idee politiche, che hanno sacrificato la loro vita della libertà nel Risorgimento, durante l'antifascismo, durante la Resistenza. Oggi, quanti Lauro De Bosis abbiamo che si fanno ammazzare in varie parti del mondo? Conosciamo tutti, è inutile nominare i paesi, ma insomma, le rivolte giovanili, delle donne, la resistenza in Ucraina. Quanti eroi come Lauro ci sono pronti a dare la vita per la libertà degli altri. Sono personalità luminose che meritano rispetto, e per rispettare queste persone bisogna ricordarle. La Costituzione ci dice che una Repubblica nata dall'antifascismo. Tra le nubi fuggenti piovevano raggi di sole. Tacevamo, io dissi, morire. Null'altro io dissi, le cose risposero o rispose un'eco nel cuore, morire. Ed intorno accennava neri cipressi al vento, le fronti dei monti si ergevano in pensieri degni sol dell'infinita pace d'azzurro. Oh, breve piangevole favola, oh vita! Tu non temi la morte, finché c'è vita si combatte, e poi pace, il mio fato, quale sia, io voglio. E per quella eterna fiumana si sciolse l'anima via, né si volse. Tu eri nel mondo lontana. Lauro De Bosis, ultimo di sette figli, durante la Prima Guerra Mondiale aveva perso il fratello Valente, pilota di aereo decorato alla memoria. Sul mito del giovane volato e precipitato con ali fatte di piume, Lauro nel 1927 scrisse la tragedia Icaro. E proprio con questa composizione in versi, nel 1928 vinse il massimo premio alle Olimpiadi letterarie di Amsterdam. Nonostante che De Bosis per il suo ultimo volo abbia usato un monoplano,
Nel documentario, per coerenza iconografica, si è scelto di mostrare sempre aerei con doppie ali. Ruth Draper morì nella sua New York all'età di 72 anni nel 1956, poche ore dopo aver recitato a Broadway. Per tutta la vita rimase fedele al ricordo del suo unico grande amore, Lauro De Bosis. Giovanni Grasso, autore di Icaro, il volo su Roma, è direttore della comunicazione al Quirinale e consigliere per la stampa per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oltre che scrittore, è autore televisivo e teatrale. Uno dei suoi romanzi, Il caso Kaufmann, dedicato alla persecuzione antiebraica nazista, rivive in questi mesi nella nuova versione teatrale. Come un seme gettato in un terreno fertile, il volo su Roma ha generato effetti a distanza di tempo, dunque. Esistono perciò collegamenti fra il 1931 e noi, oggi. Fra il 1931 e il 25 aprile. Scopriamoli. Io sono nato il 25 aprile 45. 10 mesi dopo la liberazione di Roma, e probabilmente i miei genitori ci hanno pensato un momentino e hanno capito che veramente era finita a Roma. E il 25 aprile è importante, e è importante oggi più che ieri, perché il 25 aprile è il momento di rinascita del popolo italiano. Parla il professor Antonio Parisella, presidente del Museo Storico della Liberazione a Roma. Il 25 aprile, la Resistenza, l'antifascismo di Lauro De Bosis, Via Rasella, le fosse ardeatine, le polemiche. Ecco l'analisi di uno storico insigne. Quando si è polemizzato negli anni scorsi sulla morte della patria, il 25 aprile la testimonianza è che la patria è viva. E la patria è viva perché ci sono i partigiani e perché c'è anche il popolo. Non c'è solo la presenza dei partigiani che scendono a Milano, ma c'è l'insurrezione che c'è stata due giorni prima a Genova e poi è passata a Torino. E lì, più che a Milano, la presenza popolare si fa sentire proprio nel momento conclusivo. Altrove, come Roma, si è fatto sentire per tutto il periodo dell'occupazione. A Roma si dice che non vi sia stata insurrezione, ma a Roma non c'è un giorno, dall'8 settembre al 4 giugno, in cui a Roma in qualche modo non si facciano sentire. Roma seppe combattere i nazisti più e meglio di Parigi, di Atene, di Bruxelles, dice il professor Parisella. Non solo nei momenti più duri, più forti, ma a Roma sono sempre presenti. La popolazione di Roma ha reagito sempre con tante diffuse forme di lotta non armata che ha messo in moto in tutti i modi. Roma è stata vista più all'estero che in Italia come una esperienza fondamentale della lotta contro il nazismo. La Wehrmacht faticò per conquistare la capitale dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Qui ci sono i morti, ci sono mille persone
che hanno perso la vita nel difendere Roma, dall'8 al 12 settembre, nei primi giorni, proprio subito dopo l'armistizio. È una delle città, con Boves, con Barletta, con Piombino, dove immediatamente si reagisce all'occupazione, si reagisce combattendo insieme con i soldati. E poi dopo si ospitano i soldati, si tengono nascosti, e a Roma c'è un forte movimento che si chiama Fronte Militare Clandestino, che fa la resistenza insieme ai partigiani, in maniera non armata, ma con sabotaggi, antisabotaggio, intelligence, eccetera, contro i nazisti. E con le medaglie d'oro alle Ardeatine, il numero dei militari è altissimo. E poi c'è il letterato romano Lauro De Bosis, il poeta volante che beffò Mussolini nel 1931 a prezzo della sua stessa vita. De Bosis, un antifascista anomalo. L'antifascismo dobbiamo un po' distinguerlo. C'è l'antifascismo, il primo antifascismo, c'è l'antifascismo che nasce nei fatti, ci si ritrova di fatto antifascisti, e c'è l'antifascismo che è quello di chi ha imparato e interpreta l'antifascismo degli altri. Quello di Lauro De Bosis, come quello di Francesco Luigi Ferrari, come quello di Giuseppe Donati, quello di Giovanni Amendola, di Gobetti, è il primo antifascismo. Pensiamo a un intellettuale come Pirandello o come Toscanini, che inizialmente stanno lì e poi invece fanno le loro scelte. Del Noce dice: l'antifascismo è nobile, la resistenza è plebea. E lui per antifascismo intende Gobetti, Amendola, De Bosis. L'impresa di De Bosis, un seme che troverà terreno fertile. La resistenza fa diventare popolare la cultura dell'antifascismo. Questa è la cosa importante. Perché il 25 aprile è festa nazionale per noi? Perché ha portato la cultura nazionale dentro le masse. Che prima era l'Italia. Prima era l'Italia. Via Rasella, le Ardeatine, le polemiche oggi. Il professor Parisella così approfondisce, fuori da travisamenti e falsità. Che merita che si rifletta su Via Rasella e che si rifletta sulle fosse ardeatine. Via Rasella, il 23 marzo del 44, l'azione dei partigiani. Nelle ore immediatamente successive, in fretta, in gran segreto, la rappresaglia, la durissima rappresaglia delle SS, la strage delle fosse ardeatine. La prima considerazione da fare è ricordare che c'era una guerra in corso. C'era una guerra con gli alleati che non arrivavano, c'era una guerra con Kappler che sembrava aver vinto la partita. Quel disastro delle Ardeatine avviene perché c'erano i carceri pieni. Via Tasso traboccava anche per collaborazionismo degli italiani, perché 200 persone non superavano questa cifra, le SS che stavano a Via Tasso. Su una città di 1.300.000 abitanti, a quale si era aggiunto circa mezzo milione di profughi, di sfollati, se non c'era una forma di collaborazionismo era difficile tenerla. Ma i romani non sono stati collaborazionisti. C'erano i collaborazionisti a Roma, ma non erano i delatori non erano come a Parigi. Anche in questo c'è una grande differenza. I delatori, i collaborazionisti di Via Tasso erano neanche 100 persone. E quindi quando si dice che gli ebrei sono stati deportati perché i romani li hanno denunciati, ma gli ebrei a Roma erano 10-12 mila, sono stati poco più di 2 mila quelli che sono stati deportati. E gli altri 8 mila chi li ha salvati? Sono salvati i romani, le suore, ma anche le madri di famiglia. Anche
la mia famiglia l'ha salvata, una coppia di ebrei. La pressione da parte degli alleati perché a Roma ci fosse un'azione esemplare, un'azione che testimoniasse anche per le persone che combattevano in prima linea sul fronte di Anzio, che il loro sacrificio non era vano. C'era chi abitava lì vicino e aveva notato tutti questi movimenti di un reparto armato di SS, sia pure ausiliari, ma sempre SS erano. Non prevedeva solo l'esplosione di un ordigno, il GAP erano tutti armati di bombe a mano e di pistole per ingaggiare la battaglia e l'hanno ingaggiata. Quello che fa diventare tragica, così in quella dimensione spaventosa, l'esplosione, è il fatto che gli effettivi del battaglione Bözen portavano addosso le bombe a mano e le cartucciere. Per cui per simpatia con l'esplosione, molti sono morti per l'esplosione delle cose che avevano addosso. C'era una parola d'ordine che avevano i gappisti: siamo combattenti, non siamo assassini. Io poi li ho conosciuti tutti, uno per uno, ho parlato con loro. C'era solo una persona che giustificava tutto in tutti i modi. Tutti gli altri avevano dalla problematicità superficiale a dei profondi problemi con la propria coscienza durati per tutta la vita. Per rappresaglia dell'attentato di via Rasella, le SS misero insieme 335 persone, le portarono qui alle fosse Ardeatine, periferia sud di Roma, e le uccisero una a una con un colpo alla nuca. Le Ardeatine, la polemica ha contribuito a travisare la realtà, certo, perché era 10 italiani per un tedesco. E non smettevano, essendo partigiani, essendo antifascisti, anzi erano a maggior ragione italiani. Però erano italiani che stavano combattendo contro i tedeschi e stavano dentro le prigioni dei nazisti. Oppure erano gli discriminati, erano ebrei, mancavano un certo numero di persone. E mettiamoci degli ebrei. Questa fu la... E gli altri erano tutti che stavano o a Regina Coeli o a Via Tasso, con motivazioni che quantomeno sospetti di attività contro i nazisti. I martiri delle fosse Ardeatine sono stati condannati a morte perché italiani, ha detto Giorgia Meloni, e perciò non perché antifascisti, né perché antitedeschi, dunque. Una impostazione che il professor Parisella confuta. Ecco, nella polemica la verità si fa a pezzi. Ognuno ce n'ha un pezzo. Erano italiani, certamente, anzi, quello che negavano i fascisti di Salò. I fascisti di Salò negavano che questi fossero italiani. I veri italiani erano loro. E poi c'è l'altra polemica, quella suscitata dal presidente del Senato La Russa, che ha tentato di declassare le SS morte in via Rasella a una banda musicale di quasi pensionati. Parole in parte ritrattate, ma che comunque hanno rimesso in campo un vecchio falso storico, quello su una presunta disponibilità dei tedeschi a fucilare partigiani al posto di prigionieri civili alle Ardeatine. Non è vero, ribadisce lo storico. I tedeschi furono tanto brutali quanto affrettati e non lasciarono scampo a nessuno. Ogni altra controstoria è dunque frutto di invenzioni e falsità, dice il professor Parisella. La storia falsa del manifesto che invitava a consegnarsi. Questo è il falso, ma c'è la sostanza. La prima cosa, se uno si consegna, a che cosa va incontro?
alla tortura perché vogliono sapere chi siete, quanti siete, dove state, che cosa fate. Quindi la distruzione, chiamiamolo come qualcuno lo chiama, ma tra virgolette l'esercito partigiano. Tu non... E poi nessuno, non è da nessun posto, da nessuna parte è previsto che qualcuno che opera secondo una logica militare si consegna al nemico perché il nemico, per rabbonirlo, questo non esiste. 10 italiani per un tedesco, non era mai stato da nessuna parte esplicitato alla popolazione che il rischio era quello. Si arriva a quella proporzione perché c'è una trattativa tra Roma e Berlino. Hitler partiva dalla distruzione dell'intero quartiere, un po' le proporzioni, i sovietici erano 100 in caso di rappresaglia, i polacchi 50, e di applicare quelle cose, e da Roma cercano di frenare Berlino e alla fine si accordano su 10. Con l'orologio alla mano, ancora non avevano, stavano quasi per cominciare le esecuzioni, ancora non avevano fatto l'elenco completo, tant'è vero che poi pasticciano, sbagliano e ce ne mettono di più. Questa è poi una cosa che a me, con molta tenerezza, piace sempre ricordare, che c'è una 336esima vittima di Ardeatina, una donna, che era una povera contadina che stava sopra alla cava, stava raccogliendo la cicoria. Una sentinella gli intima l'alt, ma lei era sorda e viene uccisa. Risuonano ancora le questioni della pacificazione. La pacificazione si pone dal dopo 25 aprile. L'amnistia Togliatti non è in sé un elemento negativo, ma l'amnistia Togliatti è una amnistia che azzera le cose. Non richiede la cosa fondamentale che c'è nel perdono, la ammissione di aver sbagliato, quella che Mandela fa in Sudafrica. Mandela evita la più grande carneficina che ci poteva essere nel Sudafrica, tenendo conto della persona degli avversari, che se riconoscono di aver sbagliato vengono perdonati. In Italia non hanno chiesto che i fascisti facessero una presa di coscienza. E questa è una cosa grave. Questa è una cosa grave. Negli anni 50 c'era una polemica forte, c'era la cosiddetta terza generazione democristiana che guardava avanti. Il punto di partenza doveva essere il perdono. Don Primo Mazzolari, su Adesso, la rivista che pubblicava, dice sì, va bene il perdono, va bene la conciliazione, ma su che cosa? Sui valori umani dell'antifascismo. Se i repubblichini accettano i valori umani dell'antifascismo, possiamo riconciliarci, che significava negare quelli del fascismo. Ma questo in Italia non è stato mai fatto, non è stato mai, nessuno ha mai detto questa cosa, semplicemente era quello di due organizzazioni combattentistiche che si riunivano, si stringevano la mano e cancellavano il passato. E no, il passato bisogna ricordarselo. Bisogna capire da dove siamo partiti, se no il valore civile non si fonda. L'ultimo capitolo ci manca per arrivare al nostro presente, per arrivare all'oggi.
per completare il nostro viaggio iniziato nel 1931. De Bosis era consapevole che la sua missione era una missione disperata, che poteva quasi, diciamo, coincidere con una missione suicida, come poi è avvenuto, perché poi il carburante venne meno, lui stava rientrando verso Marsiglia e l'aereo è precipitato. Indagine su un antifascista anomalo. Lauro De Bosis, il poeta volante, nel 1931 aveva previsto una fine tragica. Lanciare 400.000 volantini sulla testa di Mussolini a prezzo della propria stessa vita. Perché farlo? Per eroismo? Per disperazione? Tanti gli interrogativi. Affrontiamo l'enigma con uno degli storici più illustri, il professor Miguel Gotor, autore per Einaudi del saggio L'Italia nel Novecento, docente di storia moderna all'Università Roma Tor Vergata, famoso per l'analisi delle lettere dalla prigionia dello statista Aldo Moro, ha analizzato un secolo di storia tra antifascismo, neofascismo, postfascismo. Anche nel libro Generazione 70, sui cosiddetti anni di piombo, arriveremo per punti fino al nostro oggi, al nostro presente. Con il professor Gotor affrontiamo dunque in questa intervista un'ampia arcata storica, partendo dal 1931 di De Bosis e dal suo atto estremo, segno di una volontà politica, sintomo di un antifascismo come consapevolezza. Quindi direi c'è la consapevolezza che è necessario mostrare nel cuore del fascismo, siamo nel 31, che l'antifascismo esiste, che c'è un'Italia che resiste ed è disposta a farlo anche a sacrificio della propria vita. Enigma De Bosis, un'impresa eroica consapevole fino alle estreme conseguenze, tuttavia con cupe premonizioni. De Bosis poeta nel 1927 aveva composto il dramma Icaro, la vicenda del mitico giovane morto precipitando in volo. E nel 1931, poco prima del volo su Roma, aveva scritto Storia della mia morte, quasi un suicidio annunciato. Come un suicidio annunciato attraverso l'arte, attraverso la poesia, fu nel 1938 quello di un'altra giovane poetessa, la milanese Antonia Pozzi. Anche negli scritti della Pozzi il senso di soffocamento, di disperazione. De Bosis Pozzi, per alcuni aspetti, due drammi paralleli. La poetessa Pozzi, nel suo atto di suicidio, nel biglietto da addio ai genitori, parlò di un atto di disperazione mortale. Papà e mamma, carissimi, non mai tanto cari oggi. Voi dovete pensare che questo è il meglio. Ho sofferto. Fa parte di questa disperazione mortale anche la crudele oppressione che si esercita sulle nostre giovinezze sfiorite. E non piangete, perché ora io sono in pace. La vostra Antonia. Ora io l'accostamento lo vedo con una qualche difficoltà, perché l'azione di De Bosis è politicamente più consapevole, più cosciente, più programmatica. E un giorno, nuda, sola, stesa supina sotto troppa terra, starò quando la morte avrà chiamato. Ed è un'azione che può implicare la perdita della vita. È quella della poetessa Antonia Pozzi. Vorrei imparare a scrivere in prosa e con questo intendo tutto un nuovo modo di vedere la vita, più sano e più concreto. Non è detto che poi non debba tornare alla poesia, ma forse sarebbe una poesia più completa, non soltanto un'evasione.
ma una comprensione. Credo che è più dentro una sfera di tipo esistenziale, psicologico, di un dramma personale. Restare a notte, stesa nel prato, con le vene vuote, le stelle, a lapidare imbestialite la mia carne disseccata, morta. Nei prati intorno all'abbazia di Chiaravalle, appena fuori Milano, si tolse la vita ad appena 26 anni d'età Antonia Pozzi, la poetessa, in quegli anni 30, attraversati da tante vicende drammatiche di antifascismo. L'antifascismo, soprattutto negli anni 30, ha delle forme plurali. C'è un antifascismo esistenziale che è costretto alla dissimulazione, c'è un antifascismo legato ai partiti, ai sindacati che vengono soppressi e che sono costretti all'esilio. Certo, De Bosis, che aveva fondato l'Alleanza Nazionale per la Libertà con un suo caro amico Mario Vinciguerra, che nel 30 viene smantellata, affida il proprio impegno politico a un'azione individuale, quella che compie, no? Aggirando la contraerea di Balbo, proprio forse per timore che invece una forma più organizzata possa essere una forma più facilmente identificabile dall'ovra e dalla polizia di regime. Il volo su Roma non era un suicidio, dunque, ma derivava da un calcolo lucido. Per De Bosis, soltanto un'azione individuale poteva raggiungere l'obiettivo. Bisognava agire da soli, anche pagando con la vita. La pervasività del fascismo e il controllo soffocante della polizia segreta consentivano soltanto una protesta individuale, solitaria, sacrificale. Questa può essere una ragione che lo porta poi a compiere questo gesto esemplare, questo gesto e questo atto unitario, che noi, guardate, ricordiamo a distanza di tanti, tanti anni. L'ha fatto con un bel libro Giovanni Grasso, proprio perché ha la forza di questa sua unicità. Naturalmente è esistito anche un antifascismo che ha trascorso i suoi anni in prigione, al confino, la propria migliore gioventù, costretta nei carceri o in isole distanti, sperdute, con condizioni di vita estremamente faticose. Quindi abbiamo una pluralità di facce. Quella di De Bosis si distingue per l'unicità e l'energia del suo atto. Ma De Bosis, appunto, muore nel 31 e gli anni 30 vedono il punto più alto del consenso coatto, estorto, costruito con attività di propaganda molto forte. Del consenso che il regime ha avuto presso ampie fasce di italiani. Di conseguenza il suo atto, oggi noi tanto più lo ricordiamo quanto più allora fu un atto non solo isolato ma anche schiacciato dalla propaganda fascista. E proprio quanto più è stato schiacciato, direi tanto più oggi è in grado di brillare. Poi la sua figura nel corso dei decenni è stata riscoperta, ha goduto di una certa fortuna, si è creato un piccolo mito, quello che avrebbe voluto che nel 1956 la sua compagna, al momento della morte, avrebbe ordinato di spargere le proprie ceneri. Del Mediterraneo, del Mar Tirreno,
dove si presume che l'aereo di De Bosis sia inabissato. Ecco, in realtà non è stato così, questa è stata una favola che ha accompagnato e che si ritrova presente in tanti siti, una bella favola romantica. In realtà Giovanni Grasso nel suo studio ha dimostrato che Ruth Draper, la donna che era la compagna di De Bosis, poi insomma è stata seppellita in un regolare cimitero. Però questo, diciamo, è soltanto una riflessione che accompagna poi invece la costruzione postuma e successiva durante l'Italia repubblicana del mito di De Bosis, della figura di De Bosis, dell'atto coraggioso che gli ha compiuto. Arrivò il 1940, la guerra, i dolori, le distruzioni. E poi il 1945, le speranze, le ricostruzioni. Fascismo, antifascismo, postfascismo. In questi documentari intorno a Lauro De Bosis riemerge la questione della pacificazione. Pacificazione fra chi è rimasto legato a Mussolini e chi invece l'ha combattuto. Nel 1946 la svolta arrivò con la cosiddetta amnistia Togliatti a favore degli ex fascisti. Quasi un colpo di spugna sui crimini di guerra? O piuttosto una riconciliazione fra italiani, tra fascisti e antifascisti? Ma io sono consapevole delle polemiche che accompagnarono la cosiddetta amnistia Togliatti, che allora era guardia sigilli, ministro della giustizia, perché sono polemiche che scoppiarono da subito, soprattutto all'interno del mondo socialista, del mondo azionista. Più correttamente io credo che sia importante intanto parlare di un'amnistia De Gasperi Togliatti, perché un provvedimento così importante non può essere un provvedimento che viene preso senza il pieno consenso e la volontà del Presidente del Consiglio di allora. Io sono fra quelli che ritengono che l'amnistia di Togliatti fu un provvedimento lungimirante e politicamente necessario. Bisognava costruire un nuovo Stato democratico, e non si poteva fare contro quei tanti giovani e quei tanti pezzi dello Stato che erano stati affascinati o dal fascismo o erano stati parte del cosiddetto regime fascista. I problemi ci sono stati e hanno riguardato un'applicazione eccessivamente estensiva di questa amnistia. Faccio notare che comunque, come guardia sigilli, Togliatti successivamente al provvedimento si dimise, e quindi l'applicazione estensiva di questa amnistia poi, come dire, va assegnata in capo al governo di allora, al governo De Gasperi. Su questo è vero che c'è un punto di criticità e che è giusto anche a distanza di tanti decenni segnalare. Guerra dopo guerra, tante le ferite rimarginate, ma il dibattito storico deve andare avanti. Il momento, diciamo, in cui è iniziato un itinerario post-fascista della cultura fascista italiana, credo che vada spostato più avanti, ed è importante il contributo che ha dato Gianfranco Fini, che veniva da quella storia, era stato il delfino di Giorgio Almirante, che era stato segretario del Movimento Sociale Italiano. Il momento più significativo è certamente la cosiddetta svolta di Fuggi del 94, dove Gianfranco Fini, nel momento in cui fonda Alleanza Nazionale, fa delle dichiarazioni molto forti e molto serie. Invita i contraenti il nuovo patto politico, scrive, ad abbandonare la casa del padre. Il riferimento era il riferimento al fascismo italiano. E si riconosce esplicitamente in un orizzonte di valori antifascisti che sono collegati alla resistenza, alla Costituzione e alla nascita della Repubblica. L'antifascismo dunque come presa di coscienza, come punto di arrivo, pur fra percorsi molto diversi l'uno dall'altro. Siamo partiti dal 1931. Da De Bosis, dal suo antifascismo anomalo, solitario, fuori dai partiti, fuori dagli schemi formali.
abbiamo osservato come la questione esistenziale possa evolvere in forme diverse, come coscienza democratica o lotta politica. Tuttavia anche il fascismo si ripropone in forme differenziate nella storia, a partire dal fenomeno del neofascismo che ha segnato i cosiddetti anni di piombo, insanguinati pure dal terrorismo rosso di sinistra. Gli anni 70 purtroppo sono stati l'esplosione di un nuovo fenomeno che va derubricato sotto la categoria di neofascismo, nel senso che si strutturano delle organizzazioni, alcune delle quali praticheranno la lotta armata, il terrorismo e, ebbene non dimenticarlo, lo stragismo. Enigma 900, l'indagine storica di questo documentario attraversa l'Italia e tocca anche Piazza Fontana a Milano, luogo simbolo del periodo delle stragi. Cioè tra il 69 e il 74 abbiamo in Italia una serie di stragi la cui matrice è sicuramente una matrice neofascista. I fascismi recenti, dunque, sotto forma di stragismo o razzismo, antisemitismo, suprematismo, autocrazia, l'enigma 900 perciò permane. Ma questi argomenti escono dalla questione dell'antifascismo anomalo, titolo del presente documentario. Per concludere, va segnalato il dibattito sempre più articolato e profondo fra storici, studiosi, istituzioni, cittadini, al punto che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in modo ricorrente, torna sui nodi della nostra storia con puntualizzazioni o con nuove visioni, come quando ha sottolineato la capacità reattiva della democrazia anche nei momenti più difficili. Ha colpito anche a me questa riflessione del presidente Mattarella, che condivido in pieno, nel senso che noi siamo spesso eccessivamente indotti a concentrarci sulla parte destruens, che naturalmente ci fu, della violenza politica, della lotta armata, dello stragismo, del terrorismo che hanno caratterizzato gli anni 70. Però è giusto sottolineare che c'è stata un'Italia che ha resistito, un'Italia democratica che non scelse l'avventura. I partiti di massa seppero fare fronte, i sindacati svolsero una funzione importante, seppero fare argine, direi anche il ceto imprenditoriale, in maniera diffusa la classe dirigente del paese, che ben vedeva la grande energia di destabilizzazione che l'Italia subiva, ma appunto ha ritenuto che fosse più importante difendere la democrazia, difendere le istituzioni repubblicane. Mi viene in mente un po' la canzone di Gregori, no? Viva l'Italia che resiste nella notte triste. È stata una notte triste, sicuramente. La memoria ci porta a Bologna, alla strage, alla stazione. Agosto 1980, 85 morti, oltre 200 feriti. Però dentro questa notte triste bisogna ricordare quella luce di quanti hanno continuato a fare il proprio dovere, di quanti non si sono sottratti fino all'estremo sacrificio e di quei corpi sani della nostra patria che appunto hanno resistito e a un'offensiva destabilizzante, feroce e prolungata nel tempo. Quindi io sono particolarmente soddisfatto che il Presidente della Repubblica lo abbia ricordato in un momento importante come il 9 maggio del 2023, in occasione della giornata che ricorda le vittime del terrorismo in Italia. Ed è bene che anche nel proseguio di queste attività di ricordo e di memoria pubblica, che sono fondamentali, secondo me ci sia un accenno a questa capacità costruttiva delle parti migliori del nostro paese. Questo non significa, lo voglio sottolineare,
che quella destabilizzazione feroce, continuata, lo stragismo neofascista, gli attentati in serie del partito armato non abbiano condizionato la qualità della nostra democrazia. L'hanno condizionata, l'hanno fatto in profondità, hanno aumentato la sfiducia tra cittadini e istituzioni. Questo c'è stato. Però dobbiamo anche ricordare, io credo, questa parte invece positiva che ha prevalso e ha vinto. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta. Almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. Milano al... La bomba. Fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Il servizio d'ordine! Venite sotto il palco! State calmi! Portatevi alla sinistra della piazza! Portatevi alla sinistra della piazza! State calmi! Lavoratori! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso!